Buongiorno, benvenuti dalla rassegna stampa di Mezzogiorno TV Diretto Sole. Ciao da Marcello. Sisma PD annuncia per 6 rete il 50% di tasse. Il sottosegretario Morani anticipa a Norcia i contenuti del decreto oggi in Consiglio dei Ministri. Sbloccherà le imprese, vedremo. Salvini è assediato dal popolo dei golosi, guardate che scorcio. Ieri abbiamo seguito il capitano. Di Maio, senza di noi non ci sarebbe governo, il leader del Movimento 5 Stelle avvisa Conte. Cominciamo tra l'ipotesi mix di alcol e droga, cosa muore in discoteca a 19 anni. Queste sono le notizie di primo piano. A centro pagina invece uno dei rapinatori confessa il pestaggio, restano gravi le condizioni dell'uomo di Allerona aggredito a Viterbo, il GIP deve decidere sulla convalida del fermo. Qui Bocci e Chiatti, Perugia, Chiatti e Bocci con il comitato Chianelli. Perugia furto da 20.000 euro ai danni di un'azienda e Spoleto rissa al campo, nel campo di calcio, calciatore ferito. Lo sport volley esordio complicato alla Tina, ma alla fine arriva la vittoria 3-2, poi calcio la Ternana dimentica Bari e passa Bisceglie, quinto blitz in trasferta, calcio il Grifo, passi indietro e in trasferta delude Gubbio, dopo Gomez c'è anche Coda. Questo è il Corriere dell'Umbria, subito con La Nazione. Ancora Salvini, come oramai insomma ci ha abituati a fare da un po' di tempo, sta sempre in Umbria da noi. Pugno invece all'avversario, caos in campo. Prima partita di prima categoria sospesa, intervengono i carabinieri, il giovane calciatore trasportato in ospedale. E poi qui sulla destra Eleonora Graziani, professione super studentessa Mattarella, presidente Mattarella la premia tra i 26 migliori d'Italia, complimenti. Procedure rapide, nuovi fondi, uno spiraglio per il post-sisma, decreto in approvazione, qui c'è Erika Pontini. La procura fu tentato omicidio, rapina violenta al Tigre, ricorderete quella bruttissima storia a Foligno. Politiche e nomi della trasferta fiorentina, chi sta con Renzi, gli Umbri alla Leopoldo, qui c'è Carla Casciari. Canini scoppiano, il comune cerca aiuto, Terni si punta a una convenzione con i privati. Entriamo dentro i giornali, qui furto in azienda da 20.000 euro, Alessandra Borghi che ce lo racconta dal Corriere dell'Umbria, banda di ladri ruba un doblò e attrezzi da una ditta di Pieve e Pagliacce, indagano i carabinieri. Fermata mentre guida e derubata degli anelli, coppia in scooter usa il trucco del finto incidente. Fate attenzione. Il caso rubano cioccolata negli stand, una notizia che abbiamo data ieri mattina, studenti spagnoli denunciati. L'abbiamo data noi, ma mi pare chiaro che non c'è stata segnalazione. Vabbè. Cioè, una citazione piccolina, che non mi pare di vedere un Umbriagiorno, vabbè, no, vabbè, lasciamo perdere. Volevo i soldi e mi hai inseguito. Fontivegge, un residente si sfoga. Questa è la pagina di Perugia del Corriere dell'Umbria. Terni, via libera ai concorsi per tre dirigenti. Antonio Musca che parla, centropagina, chiusi i termini per presentare le domande, 40 in corsa per l'incarico di comandante della polizia locale. No agli spostamenti indiscriminati nei reparti. L'USB teme nuove ristrutturazioni aziendali e denuncia il continuo ricorso agli straordinari. Ci abbiamo sotto. Camera di Commercio in campo contro il commissariamento. Ancora questa vicenda. La misura in discussione al Senato si rivolge agli enti che hanno fatto ricorso contro la riforma che prevede l'accorpamento. Ha fatto così tanto discutere nei mesi scorsi. Scusate, ma cominciano ad arrivare i messaggi, ovviamente. Andiamo con La Nazione. La Nazione e siamo su Orvieto. Io, Leonora, studentessa modello. Eccola qua, Leonora Graziani. La Graziani è tra i 26 ragazzi più bravi d'Italia, domani verrà premiata da Mattarella come alfiere del lavoro. Scuola speciale di Dei Sargeri, salute sempre a Terni. Anche Rossi, eccolo qua Michele Rossi, per il Teatro Verdi serve la qualità. Il vescovo piemontese, penna in Teverina, la chiesa terremotata è tornata ai fedeli. Poi il sindaco Leonardo Latini, Canili, scoppia nel comune, cerca strutture private. Narni Scalo, iniziano i lavori in via Tudert, ancora Narni, eccolo qua, il titolo e l'articolo. Possiamo passare, questa è una pagina molto ricca, quella di Terni del Ternano, della Nazione. Andiamo oltre e cominciamo, mi pare di aver passato tutto, un attimo guardo, sì, tutto a posto. Passiamo ai nazionali, il Sole 24, ecco qua, vediamo l'apertura, casa famiglia e partite IVA, che cosa fare adesso? Il rilancio del bonus, occasione per ripensare il tax planning tra i lavori e il risparmio energetico. L'impatto sulla flat, confronto il prelievo tra ordinario e forfè,
attuale e possibile riforma. Possibile riforma. Maneggiare con cura il fisco dei piccoli. Scusate, qui si accende tutto. Ecco qua, speriamo che vada meglio adesso. Ce l'ho fatta. Maneggiare con cura il fisco dei piccoli. Sopra l'esperto risponde norme e professioni. Andiamo sotto, taglio medio. Per i mutui è corsa alle surroghe. Tagli ai costi. I cambi sono raddoppiati in settembre e ottobre rispetto a un anno fa, grazie ai tassi sui livelli minimi. Il fisso è l'opzione sempre più usata, anche tre volte di fila. Poi sulla clausola del penale degli affitti si rischia di litigare col fisco. La giustizia penale è sempre più europea, arriva la super procura. Avanti con il Fatto Quotidiano del lunedì. L'apertura è: limitare i contanti è un'arma antievasori, corrotti e mafiosi. Il PM Tescaroli. Il procuratore aggiunto di Firenze spiega perché ridurre il cash. Poi Renzi chiama gli ex di Forza Italia e oscura la Boschi. L'ex premier uscito dal PD e i giochi sul colle. Media parte, cattolici e protestanti pronti a un nuovo scontro, dove Irlanda del Nord perché la Brexit riaccende la guerra. Occhiello della pagina, Landini. CGL quindi chiede al governo di tenere duro sull'antievasione. Ci mobilitiamo se cedono a Salvini e Renzi. Ormai i due Matteo sono in parametro, il parametro del peggio. Come sempre lunedì, ma mi faccia il piacere, ne ha per tutti Travaglio, il direttore. Storia di copertina, business da bere, concessioni a due soldi, l'affare acque minerali. Ancora Conte, la troppa fretta, ma sul merito c'è intesa. Di Stefano, evasione, parla il sottosegretario 5 Stelle. Divieti ignorati, armi l'Italia nella top 10 mondiale, il volto, la voce, il doppiaggio d'arte a catena di montaggio. E poi Bianca Berlinguer, Marcella era la donna più libera di tutte. Fogliettone, Madeira, l'isola spot di Ronaldo. Portogallo, qui il campione nacque poverissimo tra le case diroccate. Storia da romanzo, la sua. E poi evasione, Salvini, questa è la cattiveria. Evasione, Salvini, pensare a manette per alcune decine di migliaia di euro è da fuori di testa. In quei casi si pensa subito al condono. Vabbè, avanti ancora. Andiamo avanti con Libero. Vediamo Libero con chi ce l'ha stamattina. Di Maio taci, Conte. La maggioranza sta scricchiolando. Il grillino trova il coraggio di attaccare il premier. Fai come ti dico, senza di me vai a casa. Renzi pesca nel PD, porte aperte a chi vuol venire. La bella nuova bande armate tra i Dem. Che casino. Grillo contagia Gori. Tagliamo il voto ai cretini. Scusate, questa volta Greta non c'entra nulla. Non agli anziani. Vittorio Feltri qui si fa riferimento a quello che ha detto lo scellerato, perché io so, Grillo, che sopra 65 anni bisogna votare. Per Cottarelli è una manovra del piffero, tasse, debito e niente tagli. Non risolve nessun problema del paese, lascia i conti a rischio, no, tassa. I problemi li crea. Il successo di Roma, il centrodestra ha messo meglio dei giallorossi, sai che scoperta. Il vero partito dell'odio sta a sinistra, contro gli italiani. E poi qui Sassoli riesce a fare rimpiangere Tajani, impresa del presidente del Parlamento dell'Unione Europea. Perfino lo zucchero accusato di sessismo, crociata contro lo spot pro curve. I 10 indizi per capire se presto divorzierai, guida per non farsi scaricare. Poi caffeina, chef Rubio, il re delle polemiche scotte. È Libero di Seraldi e di Feltri. Il tempo di Bechis, cioè ovviamente a Osho subito. E c'è Conte. In campana che io ci metto un attimo a fan governo col centrodestra. Oggi verti sulla manovra, rissa garantita. C'è la fila per salvare il caffè greco. Locale storico, dal re del Piumino, Moncler, alle grandi grife piovono offerte per il bar. L'affitto pagato oggi dal gestore all'israelitico è bassissimo, il mercato offre molto di più. Grandi manovre in Campidoglio senza Giorgia, dopo la Raggi la Meloni si chiama fuori. I giardini di Melania, sono terra di nessuno. Molto romano stamattina. Cristian Kalinic, Cristante e Kalinic, KO con la Samp. Più infortuni che tiri in porta. La Roma incerottata. Il fogliettone e il logo di Squadra Italia è stato già depositato con l'ok di Berlusconi. Ecco il simbolo del centrodestra, Squadra Italia. Renzi getta la maschera, insieme solo per il Colle, una maggioranza per il Quirinale. La Nazione di Firenze, qui. Morte in discoteca. Erika Lucchesi, 19 anni, livornese, è morta nel tempio del tecno, già chiuso per droga. Eccola qua, questa giovanissima, guardate.
Poi fisco e bonus il giorno della verità, vertice di maggioranza, Di Maio minaccia Conte, Zingaretti, così tutti a casa. Aspettate che mi si accende tutto qui. Ecco qua, così tutti a casa, le novità della manovra. Poi Viola stasera a Brescia con Chiesa e Ribéry. Balotelli è in dubbio, dentista pubblico a quei prezzi, boom di prenotazioni all'ASL. Andiamo qui con Michele Brambilla, il logorio del potere, così lo stress ha cambiato il viso di Conte, vero? Ha ragione. Alta tensione tra Italia Viva e PD, Renzi chiama gli azzurri delusi, porte aperte, Carfagna, porte aperte, Carfagna dice no. Il presidente del Parlamento dell'Unione Europea, David Sassoli, avverte i governi europei, ora basta sconti, carte, controlli, autorizzazioni, piccola impresa, è collasso il nostro dossier, tanto per farvi capire. Sofia, romba la grinta, voglio sfidare Leclerc. New York, Sydney, il record, si vola 20 ore non stop. Insomma, New York, Sydney, non è esattamente dietro l'angolo. Il Corriere della Sera, eccolo qua, manovra resa dei conti. Il governo Di Maio al Premier senza 5 Stelle d'esclusivo non resiste. Oggi il vertice di maggioranza. Prevedo novità dopo l'Umbria, Salvini e il centrodestra, eccolo qua. 4 punti, troppi applausi. Gian Antonio Stella nel suo editoriale di lunedì mattina. L'Inter soffre ma vince per il Milan di Pioli, solo un pari con il Lecce. Così funziona la bestia social della Lega. Straordinaria macchina della comunicazione. Le giovani vittime del sabato sera, ecco qua, vedete la foto, l'alcol, poi lo schianto. Rosario Musso, 20 anni, morire in discoteca a 19. Erika Lucchesi, 19 anni, forse ucciso da un cocktail di alcol e droga, giovanissimo. È doloroso questa realtà stamani, veramente brutta. A Parigi 209 anni dopo, se Napoleone riposa per amore un Asburgo con l'apostrofo, e un Asburgo forse Jean, non so, mi pare proprio. Ma la forza eroica di un colibrì, adesso mi ripiegherò. La forza eroica di un colibrì contro il destino, il nuovo libro di Veronesi. Poi la risata di Joker, l'ultimo Marco, poi vabbè, c'è il resto del giornale, compratevelo pure, entrate nei repository che avete affittato. Il giornale dice il giorno delle manette, eccolo qua, e Renzi prova a lanciare l'OPA, offerta pubblica d'acquisto su Forza Italia, deriva giustizialista, e qui la droga fa strage di ragazzi, ne muoiono 5 al mese, 19enne uccisa in discoteca da overdose, eccolo qua, proprio. Editoriale a cani sciuri affesso, Alessandro Sallusti, napoletano verace, centrodestra unito, anche Lerner si inchina alla piazza dei moderati, pure Dracula Visco boccia la manovra delle tasse, ecco appunto, quindi tutto a dire. Marco Gervasoni, non solo biloslavo, il politicamente corretto che infetta i nostri atenei. Stragi naziste, l'Italia sta sempre con i carnefici, ma mai pagati risarcimenti alle vittime. Poi Cile nel caos, proteste e arresti, carri armati in strada. E il Gervaso di Pandora con gli aforismi e la sua libertà. Messaggero no. Repubblica, eccola qua Repubblica, manovra ancora tu. Scusate, qui non ho la possibilità di selezionare, cambio, possibilità di evidenziare un attimo. Ecco qua, posso riprendere perché ho questo evidenziatore. Dice manovra ancora tu, fa il verso di una vecchia canzone di Battisti. Oggi Di Maio chiederà correzioni su partite IVA, commercianti, Italia Viva, piano famiglia da cambiare. Conte, ragioniamo più con i suoi sindacati, attenti alle modifiche, pronti a scendere in piazza. Renzi, avanti fino al 2023, ma chissà con quale premier. E poi guardate questo, America Latina. La crisi si allarga ad altri paesi, ecco, per darvi il taglio di come sta andando, come è difficile tagliare la spesa, Roberto Perrotti. Poi, da dove arriva la Lega di Roma? Il Cile brucia, torna all'esercito dei tempi bui, questa è l'immagine, il commento, titolo Mastro Giacomo, Mensurati, e ho corso il titolo alla foto di prima pagina. L'editoriale, questa mattina vedete che cosa c'è, anticipazione, l'incubo del crack che tormenta il Vaticano, Ezio Mauro direttamente su Repubblica. E poi, scusate, ero sceso troppo, Atwood, vi parlo di Astri e Libertà, ancora un sabato con la tribù dello sballo, occhio, c'è la stradale al casello, veramente bisognerebbe fare occhio per via della salute. Di Maio attacca stop a Zingaretti, rispetto del patto sarà rivolta, e questo è il primo piano, la seconda pagina della Repubblica.
La stampa di Torino, restiamo con questo tipo di evidenziatore per non perdere tempo. Santiago del Cile, carri armati per le strade, vedete? Guardate la foto. Allende, Allende, in ballo la democrazia. Di Maio, senza di noi il governo è a rischio. Poi Giorno Tempini, verso la guida di Cassa Depositi, la grande truffa sui carburanti, quasi 2 miliardi, la stagione dei populisti fiscali. Andiamo a vedere qui sotto, brutti ma interessanti, no, viva dei racconti, l'inedito, vabbè, giornali, chiedo scusa, produzioni librari, a 50 anni dalla scomparsa, Kerouac, il conservatore della Beat Generation. Vediamo sotto, subito la seconda pagina. Di Maio sfida Conte, il governo rischia e ottiene un vertice. Libero l'avevamo visto, mi pare già, sì, benissimo, abbiamo terminato tutti i giornali, non ce ne sono altri a disposizione, non mi resta altro che salutarvi, buona giornata da Umbria Journal TV, da Rete Sole, ciao da Marcello, vi lascio in compagnia del Centro Meteo Italiano per le previsioni del tempo, ciao! Salve amici del Centro Meteo Italiano. Inizio di settimana con una forte risalita di aria calda che dall'Africa investirà la nostra penisola. La causa è da attribuirsi a questa goccia fredda in quota che scenderà fin verso penisola iberica e Marocco. Ancora qualche pioggia al nord-ovest nella giornata di lunedì, poi tra martedì e mercoledì il tempo dovrebbe essere in prevalenza asciutto. Solo la Sardegna sarà a rischio acquazzoni. Possibile formazione di un ciclone mediterraneo nei pressi delle Baleari con nubi fragi e alluvioni sulla Spagna orientale. Nella seconda parte della settimana la circolazione depressionaria potrebbe muoversi lentamente verso est, portando qualche pioggia anche sull'Italia. I principali modelli non sono però ancora concordi su questa evoluzione, che andrà dunque approfondita nei prossimi giorni. Seguite allora i prossimi aggiornamenti sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.